voglio sentire prima il tema, ragazzi, di oggi è il giornale apre con l'indiscrezione, la Juve in vendita, l'articolo di Toni Damascelli. Io devo dire, per onore del vero, che lo stesso articolo era stato tu vuoi fatto... affrontare in questa sede con Franco Ordine il tema dell'articolo del giornale firmato Damascelli sulla vendita della Juve smentita dall'Exo. Io non te lo consiglio. Perché no? Io, Franco, è laico e mi risponde su tutto da quando è qui. Non vedo timori di nessun tipo. Poi mi dirà lui se sbaglio a fargli la domanda, ma non vedo perché. Però il tema oggi per gli juventini è questo. C'è l'articolo, c'è, devo dire, ripeto, che poi Damascelli l'aveva scritto 10 anni fa, 20 anni fa. Cioè, prima o poi le cose, no? Aveva scritto che la Juve sarebbe stata... Che Agnelli avrebbe lasciato la Juve 10 anni fa, 12, 11, 10, 9, 8, e poi a un certo punto la lascia. C'è nel senso pure questo, no? Gli scoop pure così vanno fatti. La Juve, lo ricordiamo, Exor ha già smentito completamente, non vuol dire necessariamente che la smentita sia una vera smentita. Io voglio prima dagli juventini qua. Intanto, primo se ci credono, secondo se auspicano o temono molto questo, e poi mi interessa molto invece il parere di Giuseppe Franco sulla questione in generale Agnelli-Juve, a che punto siamo. Gianluca, ti chiedo brevemente, te e poi Luca, un parere da juventini qua. Sì, se mi sentite, mi senti bene Massimo, scusa? Sì, sì. Mi senti? Sì, no, dicevo, no, io non ci credo a questa cosa, se devo dire la verità. Per me, cioè, se ne è detto tante volte, è stato detto tante volte in situazioni, in tanti periodi storici, quando la Juve non vince, quando la Juve non è quella che è di solito, prima o poi esce che gli Agnelli vendono la Juve. Io non ci credo, perché la famiglia non vuole vendere la Juve. Non è tanto un discorso, secondo me, proprio così economico, finanziario, è proprio un fatto di famiglia, quindi io non penso che la voglia vendere. Poi che ci siano dei rumors, lo credo, perché non è la prima volta che è uscito, però secondo me questa volta ha fatto molto bene la proprietà, la Exor addirittura a voler smentire, perché volevo far notare questa cosa, ha smentito la Exor, non la Juve, quindi questo è interessante, certo. Molto interessante. È la famiglia. Luca, mi dici anche la tua, primo ci credi, secondo lo speri o lo temi? Vi dico che nelle pause della nazionale ci annoiamo sempre tantissimo. Questo è un tema, pure. E quindi quest'anno che non ci sono apparentemente notizie da inventarsi su processi e altre situazioni, qualche cosa per far godere il popolo serve. Però non è una cosa... Ma tu da tifoso, Luca, da tifoso, è una cosa che prima o poi dici forse ci sta e ci modernizziamo un po' con qualche fondo o qualcosa? O dici la nostra garanzia è la famiglia Agnelli? Di quale... quale fazione appartiene? Penso che la famiglia Agnelli abbia dimostrato in 100 anni di storia di essere una proprietà estremamente solida, e anche se in questo momento a livello comunicativo può essere complicato per il tifoso riconoscersi o capire che cosa stanno facendo, però comunque sia, rispetto anche alle altre realtà che abbiamo nel calcio italiano, credo che la solidità economica che abbia la Juventus grazie alla famiglia e grazie alla cassaforte degli Elkan alle spalle ce l'abbiano in pochi. Lo stesso articolo riportava anche di una squadra di una società sul tracollo economico con un bilancio disastrato, che quando hai dietro un'azienda come la Exor, insomma, fa già ridere di suo, insomma, perché allora dovremmo andare a guardare anche in casa d'altri e dobbiamo capire in che maniera vengono iscritte le squadre ai campionati e come vengono gestiti i bilanci. Se la Juventus è una squadra col bilancio devastato e sull'ordo della bancarotta e del tracollo economico. In questo senso proprio la famiglia dietro garantisce che anche ove il bilancio fosse disastrato non ci sarebbero problemi appunto di bancarotte simili. Giuseppe e Franco, la domanda vale anche per noi. La prima, ci credete? La seconda, ma uno juventino deve auspicare cosa? Giuseppe e Franco. Allora, io ti dico solo questo, io lo juventino non lo so perché non sono juventino, per cui non mi auspico nulla. Però è una fidanzata juventina, chiedi, sì, se sta là, chiedi. Ma sì, ma è ovvio che dal punto di vista chiunque sia juventino vorrebbe la Juventus, diciamo, forte con la famiglia Agnelli, non un fondo X o un americano, uno degli Emirati Arabi, un catarino, un catariota, un arabo, cioè questo mi pare abbastanza evidente. Però poi non sappiamo quali sono le evoluzioni dal punto di vista finanziario, se ci sono veramente delle offerte. Ripeto, io leggo delle cose che si leggono in realtà da tempo, cioè, ho letto delle cose che leggiamo da tempo. C'è una fonte diretta? Non lo so, non mi è sembrato di leggere una fonte diretta di questa cosa qua. O c'è qualcuno che parla, oppure scrivere, diciamo, cioè,
scrivere che c'è in corso un tentativo di vendita da parte della Hexor della Juventus mi sembra una roba più un auspicio che una più un auspicio, insomma, è come mi è sembrato più un auspicio. Chi l'ha scritto magari se lo augura, ma non è la stessa cosa della realtà, sono due cose un po' diverse. La smentita della Hexor è una smentita che non conta, perché la smentita della Hexor è evidente, è chiaro che ci sarebbe stata anche se questa trattativa ci fosse, no? Se questa trattativa ci fosse, ci sarebbe una smentita. No, Giuseppe, scusami, non è tanto così scontata, perché la Juve e la Hexor non hanno quasi mai smentito queste cose, se ti ricordi. La proprietaria della Juventus esce sulla prima pagina di un giornale adesso diretto da Sallusti, di un giornale comunque a tiratura nazionale, ancora diciamo i giornali non fosse altro che una cerchia di persone diciamo che contano, hanno la loro influenza, siccome quella Juventus è quotata in borsa, la Hexor smentisce questa cosa, diciamo, siamo nella normalità. È anche imprudente lanciare questo tipo di messaggi per una società quotata in borsa in maniera così avventata, tutto sommato, che poi la smentita è chiaro che è secca ed è molto veloce, è una società quotata in borsa, lanciare un messaggio di una società in vendita. Ma la smentita ci sta, se non ci fosse stata la smentita qualcuno si sarebbe chiesto perché la Juventus non smentisce, se non ce l'abbiamo, è fatta per evitare speculazioni o cose di questo tipo, cioè credo, non lo so, cioè poi Franco forse ne sa di più. Franco, che dici tu? Che ci dici? No, io non ne so di più, intanto la Juventus non può smentire perché la Juventus è oggetto, non soggetto, quindi giusto che abbia fatto Hexor, essendo la Juve quotata in borsa. Io credo che siccome il pezzo è firmato a doppia firma, c'è anche Osvaldo De Paolini che è il vice direttore dell'economia, penso, immagino che ci siano altre, cioè che la genesi non sia soltanto calcistica ma sia probabilmente anche di altra provenienza, questo non lo so, non avendo parlato né con gli interessati, avendo soltanto letto come voi, non ho notizie di prima mano da fornirvi. L'unica cosa che si può dire secondo me è la seguente, e cioè io ricordo esattamente nel 2006, mentre eravamo ancora in Germania per il mondiale, mi ricordo perfettamente che a un certo punto negli ambienti vicino alla nuova Juventus, perché allora si era già provveduti a riformare il nuovo CDA, c'erano voci che garantivano la volontà della famiglia El Khan di cedere la Juventus. Da allora sono passati un bel po' di anni, la Juventus non è stata ceduta, la famiglia Agnelli è rimasta al comando e quindi questa voce, come diceva qualcuno mi pare, a Torino circola in maniera insistente e in maniera ripetuta, sai, sono come quelle indiscrezioni che si auto alimentano di persona in persona. Insomma, Siccome c'è una cosa che probabilmente, essendoci appunto, diciamo, in questo articolo del giornale la mano anche di Osvaldo De Paolini, che è una persona molto informata per quello che riguarda la finanza e cose di questo tipo, non è escluso che intorno alle società di calcio, anche quelle più grosse di proprietà, non ancora di fondi eccetera, ma anche quelle già proprietarie, già di proprietà di fondi o di magnati eccetera eccetera, non della nazione, di quelle squadre, è evidente che ci mettono in moto una serie di manovre, no? Una serie di manovre da parte di grandi gruppi finanziari, da parte di intermediari, da parte eccetera, i quali ti fanno credere che ci sia anche la volontà dell'altra parte, cioè anche la volontà di chi in teoria dovrebbe vendere. E poi non è che non è che gli Elkan o chi controlla Hexor sia impermeabile a qualsiasi cosa, bisogna vedere dall'offerta. È chiaro che se tu offri 2 miliardi di euro per comprare la Juventus è una proposta che magari uno può prendere in considerazione per motivi finanziari, non è più il calcio di un tempo e dunque è probabile che ci possa essere qualche cosa, ma lì lo si metteva come una come è ovvio che sia, perché un articolo giornalistico deve anche in qualche modo stimolare la discussione, anche un po' più tranchant, lo si metteva come la volontà, come una volontà che c'era da parte della Hexor o della famiglia Elkan. La cosa
Giuseppe, la cosa che ritengo più vicina e più probabile di tutte, secondo me, è l'uscita dalla borsa. Perché anche, quello è possibile. Sì. Anche l'ultima vicenda, non dobbiamo dimenticarlo, l'ultima vicenda che ha procurato danni per decine e decine di milioni di euro alla Juventus nasce solo e soltanto perché la Juve è quotata in borsa. Cioè, con la Juve senza quotata in borsa, oggi la Juve sarebbe in Champions, il Milan a fare l'Europa League, e nessuna vicenda legata alle famose, alla famosa inchiesta penale Prisma. Allora andiamo un attimo su quello, perché Franco Ordine e Giuseppe Cruciani, voi li seguite anche qui ovviamente oltre che fuori, sono due dei pochi noi non juventini che hanno seguito il processo anche là in modo laico, dicendo quando la pensavano in un modo, quando in un altro. Lo devo chiedere a voi, di qualche giorno fa la notizia, la decisione della Cassazione, noi qui ne abbiamo parlato molto, ovviamente per noi è un tema comunque caldo, abbiamo già detto, non vuol dire assolutamente che si sia innocenti su nulla, ovviamente non è una vittoria nel merito di alcun tipo, qualcosa vuol dire probabilmente del comportamento un po' affrettato, frettoloso, insistente della Procura di Torino, che sapeva che non fosse verosimilmente competente, ma ha fatto in modo di chiudere le indagini subito, di non sposare, insomma tutto il resto, qualche intercettazione passata ai giornali, quella... Vi chiedo se avete qualche considerazione da fare sul tema, anche qua, Giuseppe, Franco, se, siccome siete due hanno seguito. La mia considerazione è molto secca ed è molto chiara. Siamo in presenza di una roba tutta italiana, ovviamente, di una follia tutta italiana. Cioè la Juventus è stata condannata in sede sportiva, in maniera pesante anche dall'UEFA, sulla base di che cosa? Sulla base di carte passate dall'accusa al processo, passate in modo... legittimo naturalmente, poi ci sono quelle passate giornalistiche, un altro discorso, le carte passate dalla procura diciamo dei tribunali ordinaria a quella sportiva, e dunque non sulla base di sentenze ma sulla base di accuse, la Juventus secondo la giustizia sportiva è stata condannata senza essere colpevole in sede di, e a mio, per quello che riguarda me, ma un'opinione personale, a mio parere contano solo, e fino a un certo punto, i tribunali ordinari. Questi tribunali ordinari a un certo punto si è scoperto, ma già lo si sapeva in parte, che erano incompetenti, cioè dire, non potevano fare le cose che hanno fatto, le intercettazioni, i fascicoli aperti, eccetera, eccetera, tutto quello che ne è disceso. Dunque siamo in presenza di una roba incredibile. Cioè dire, tutti gli atti che ha prodotto questa procura non si potevano fare perché questa procura era ed è incompetente. Cioè dire, non aveva diritto a fare quelle indagini. Se tanto mi dà tanto, in un ordinamento serio, i processi sportivi, sia italiani che quella specie di farsa che è stata messa in piedi dalla UEFA successivamente, andrebbero tout court annullati. Dico, tu sei incompetente, quelle carte lì non valgono. Cioè non valgono. Poi valgono, ovviamente, lo diciamo, valgono, nel senso rimangono. Non le potevano raccogliere quelle prove. Siamo in presenza di un processo sportivo che si è basato su atti di una procura incompetente. Questa è la cosa, diciamo, di base che tutti quanti capiscono. Ora, se non è una cosa scandalosa questa, per cui un campionato e quello che ne discende, i prossimi campionati, la Champions League, è stata, diciamo... sono stati distrutti, diciamo, da questa vicenda qui, su cui quella procura che ha prodotto questa roba qui era incompetente, se non siamo... eppure è stato sottolineato pochissimo in questi giorni. Si è parlato di cose tecniche, di cose così, così, colà. Per me è abbastanza incredibile. Franco, la tua visione qual è sul tema? Allora, sul tema, se tu te lo ricorderai sicuramente, io ero tra quelli che aveva dato per scontato che la Cassazione avrebbe dirottato. Io pensavo su Milano. Sì, quasi poi, tutti pensavano a Milano. Su Milano, come era già successo nel precedente giudizio a proposito di Ligresti, il processo Ligresti. Invece, in sostanza, lì c'è stata una questione di natura, diciamo, molto sottile, e cioè la sede della Consob anziché la sede operativa della borsa. Perché nella sede operativa, nella sede, diciamo, istituzionale della Consob a Roma, esiste la piattaforma 1Info, che è quella dove vengono inseriti i comunicati price sensitive. Vabbè, questa è, diciamo, la spiegazione tecnica. Certo. La sostanza è quella che ha detto Giuseppe Cruciani con grande chiarezza. Non soltanto non era competente, ma il fatto che sia stata
avviata e praticamente conclusa da un PM che dichiara apertamente, scherzando fino a un certo punto, di odiare la Juventus, io credo che se aggiungiamo a questo episodio l'episodio successivo, cioè dell'altro PM di Fede Granata che nasconde un'indagine a proposito di un giocatore del Torino, beh, secondo me da questa vicenda e da quella successiva la procura di Torino obiettivamente esce a pezzi. Molto chiari tutti e due, come sempre non vi nascondete. Ragazzi, io tra poco vi libero, ovviamente chiedo a Gianluca e Luca se hanno una curiosità finale per voi su qualunque tema vi interessi. Io l'ultima ve la faccio. Giuseppe, intanto arriva Juve-Lazio, la vai a vedere tu? Sì, ci vado sabato, tu non ci sei. E per chi tifi? Per chi vuoi che tifa? Per chi vuoi che faccio il tifo? Vado a partire. Nessuno... Purtroppo dice, mi preoccupa molto Immobile, pare che sarà titolare anche domani. Improvvisamente Spalletti fa giocare quelli della Lazio e quelli della Juve, nessuno. Cioè, c'è un complotto, Giuseppe, pro Juve contro la Lazio. Questo il complotto. No. Gioca Locatelli. No, posso chiedere una cosa? Forse Locatelli. Vabbè. Scusa, Max, posso chiedere una cosa a Giuseppe? Certo, a chi vuoi. Giuseppe, sì, perché Franco è giornalista sportivo e quindi sicuramente mi darebbe una risposta più da giornalista sportivo, chiaramente uno dei più grandi giornalisti sportivi abbiamo in Italia. Ma Giuseppe, nella sua esperienza, in quello che lui vede, il nuovo management della Juve, che impressione ti fa? Proprio così, nettamente, pum, a prima botta. Mi sembra un po' tutto ancora disarticolato, come dire, no? Cioè, mi sembra un po' tutto ancora... Ricorda che sabato vai. No, ma io parlo. E li incontri tutti. Scusa, no, Giuseppe, ti ho fatto una domanda un po' così. No, ma invece no, perché no. È tutto concentrato su norme di natura legate al bilancio, ai conti, ai codici, alle pandette, è tutto... Secondo me l'unica vera novità calcistica a tutti gli effetti che ha secondo me cominciato a dare da una parte indirizzo al nuovo corso attraverso il calciomercato e i conti in chiusura del calciomercato, liberando sul fronte squadra Allegri da altri compiti, secondo me l'arrivo di Cristiano Giuntoli. Vabbè, ma questo presidente e amministratore mica si intendono di pallone, si intendono di conti. No, ma questo non c'è dubbio, eravamo abituati, diciamo, ad altro negli ultimi 10 anni, 12 anni, quelli sono stati quelli di Agnelli, su questo non c'è dubbio. Diciamo che io vedo la presenza forte di Elkan in tutte queste scelte. È evidente che ci sono due figure che sono dal punto di vista esterno impalpabili, almeno apparentemente, che sono quelle di Ferrero e quelle di Scanavino. Cioè, mi sembra tutto un po', francamente, a parte Giuntoli, come dice giustamente Franco, mi sembra tutto un po' transitorio, non so come dire, cioè, mi sembra tutto un po' transitorio, ancora non completo. Una rivoluzione non completata, Giuseppe. No, non so se non completate, perché comunque c'è un direttore sportivo di grande esperienza che adesso Calvo ha preso in mano altri settori. Non è che non completate, mi sembra che sia tutto un po' provvisorio, ecco, cioè un po' provvisorio. Ecco, non si può, non credo che Scanavino, che è una persona, un grande gestore di persone, una persona resterà, ma no, credo che poi non sia una cosa che non può fare nemmeno lui. Cioè, anche il presidente della Juventus, mi sembra sia presidente che amministratore delegato, delle figure, come dice Franco, più su un fronte che non è quello sportivo, e dunque ci sembra assente da questo punto di vista la società. Tu dirai chi parla, no? Chi è presente? E credo che prima o poi comincerà a prendere, come è successo nel caso per Marotta, quando, diciamo, parlava sostanzialmente lui, quando parlava la Juventus, e credo che succederà la stessa cosa con Giuntoli, almeno nelle prossime settimane. Io, francamente, al contrario di Franco, la mano di Giuntoli in questa fase, diciamo, della Juventus di calciomercato, magari, diciamo, apparentemente è così, non ce l'ho vista tantissimo, ma è chiaro che... E invece sì, perché... voglio dire, in altri tempi, con altre
con altri dirigenti, probabilmente Lukaku sarebbe arrivato lo stesso nonostante la mancata cessione di Vlahovic. Probabilmente avrebbero fatto offerte pazzesche a Kessié per portare Kessié. Insomma, più in quello che non è stato fatto che in quello che è stato fatto, dici tu. Però perché non è stato fatto? Perché la prima cosa che dice Giuntoli quando si insedia a Torino dice: attenzione, perché il nostro primo comandamento è quello di riportare in sicurezza i conti. E se tu vedi come chiude dal punto di vista economico finanziario la sessione estiva di calciomercato con un bel più 70, beh, capisci che l'obiettivo comincia a essere centrato, anche perché non dimentichiamo che da quello che ci risulta, tenuto conto della perdita secca per la mancata partecipazione alla Champions, la chiusura del bilancio non sarà una passeggiata. Sì, però io infatti sto dicendo che per adesso Giuntoli, perché cos'è che è conosciuto è diventato quello che è diventato? Apprezzato. Riusciva a prendere dei giocatori, diciamo, a 6, 7, 10, 11, 12 milioni, 15 milioni, che poi erano, nella maggior parte dei casi, dei crack o delle persone o dei giocatori che poi valevano quello che è stato, oppure che crescevano bene. Per adesso, per i problemi che dici tu, sicuramente in questa fase questo tipo di Giuntoli non si è visto, cioè, ma sicuramente perché non è nella possibilità concreta di farlo. Forse si è parlato molto di una possibile acquisto di Holm. Si è parlato molto a un certo punto di Berardi, che credo che fosse una trattativa che la Juventus voleva portare a termine. Si è parlato di altro, vuol dire, il colpo di Giuntoli, diciamo, anche a livello di giovani, così per adesso, a meno da quello che mi risulta, se risulta a voi, no, a meno da quello che mi risulta, non c'è stato. Poi magari non ha avuto le possibilità. No, io ti ho già detto, secondo me, al di là di quello che ha già detto Franco, credo che il lavoro di Giuntoli non fosse arrivando il primo luglio, ora scovaci quattro fenomeni a 10 milioni. Credo che sia un lavoro quotidiano di rapporto tra Allegri, staff, giocatori. Cioè, è un lavoro grande, deve diventare un dirigente vero della Juve. Da tanti punti di vista, sarà superficiale giudicarlo solo perché azzecca o meno Olmo. Però poi quello, per lui.